Sì, ma... probabilmente lo pronuncio male, perché naturalmente non parlo l'ungherese. Siamo a Miskolc, al Festival Bartok, e di cui abbiamo toccato la 16ª edizione. Il vostro piccione viaggiatore arriva tardi, purtroppo, ma non manca di colpire. E qui abbiamo con noi il direttore artistico del festival, che è anche direttore d'orchestra, e quindi speriamo anche di averlo presto in Italia, che spero di pronunciare bene, si chiama Gergely Kesliak. Gergely Kesliak. Kesliak, ecco. Senti Gergely, allora, innanzitutto grazie dell'ospitalità meravigliosa, abbiamo scoperto un angolo di Ungheria che ancora non conoscevamo, perché eravamo arrivati a Budapest ma non eravamo ancora arrivati in questa splendida cittadina, ma siamo soprattutto stupefatti della grande qualità di questo festival e che tu vuoi rendere popolare. Ma vorrei che tu spiegassi ai nostri ascoltatori cosa intendi per popolare, cioè tu vuoi l'opera, non il musico popolare, vuoi rendere di nuovo l'opera popolare. Questo è lo scopo del festival. Sì, ecco, perché io penso che è molto molto importante in nostra vita che diventa un speciale gatto, non so, di opere, di teatro musicale che non è musical, ma non è opera moderna non popolare, ma trova la giusta via di mezzo, sì. Cioè non più la musica scientifica con i numeri, sì, ma la musica con la melodia, con l'armonia, come si faceva una volta, senza negare la modernità, ma cercando di colloquiare col pubblico, e credo che questa deve essere, e questa non ha una barriera. Non deve essere una barriera. Non deve essere una barriera per i costi, innanzitutto, perché deve essere accessibile, ma soprattutto ci diceva Gergely che lui propone un concorso addirittura ai giovani compositori per opere nuove, naturalmente opere che siano comunque destinate al grande pubblico, non opere concettuali. Per cui c'è il primo punto, è quello di fare un concorso. Secondo, quello di eseguire l'opera di questo concorso. Poi è aperto anche a opere magari già eseguite, però che abbiano la radice popolare e che magari possano essere anche adattate alle condizioni di questo teatro importantissimo in Ungheria, perché ricordiamo che questa è la seconda città in Ungheria dopo Budapest. E poi, buon ultimo, il fatto di elevare il livello, diciamo, mantenere alto qualitativamente l'opera, facendo l'opera in strada. Oggi abbiamo visto per esempio un balletto in strada, l'altra sera c'era un tenore vostro che cantava in strada, in sottofondo sentite del jazz che non c'entra molto, però qui si fa la musica. Io naturalmente vi ringrazio per l'ospitalità, vorrei che tu lanciassi un invito ai nostri amici italiani per venire qui in questo angolo di Ungheria a scoprire il vostro festival. Benvenuto a tutti, è veramente molto importante per noi questa missione e dobbiamo toccare le gente, tutte le gente, con questa fantastica cosa che si chiama opera. Io ti ringrazio e ti sosterremo, perché laddove si parla di musica che parla ai cuori mi trovi sempre in prima fila. Grazie. Grazie, grazie a voi.